Il Real San Giacomo torna al Di Vittorio di Scerni dopo aver espugnato il campo dello Sporting Vasto e con l'obiettivo prioritario di muovere pesantemente la classifica per proseguire nella risalita verso i vertici della stessa. L'11 di Mister Praino riceve il Mario Turdò, formazione di lunga militanza nella categoria, che punta a sua volta ad uscire indenne dalla difficile trasferta. E l'insidia della sfida si delinea sin dalle battute d'avvio, quando la truppa di mister Germano Turdò sfiora il bersaglio grosso con la battuta da limite di Barisano imbeccato da Giovanni Turdò, che costringe Di Virgilio ad un prodigioso colpo di reni per evitare che la sfera si infili nell'angolo alla sua sinistra. Scampato il pericolo, la truppa del presidente Giacomucci prende in mano le redini del gioco e inizia a guadagnare metri in avanti. Il primo a fondo è di quelli che possono cambiare il destino della gara, ma da Scenzo, che scatta sul filo del fuorigioco e si muove indisturbato verso la porta avversaria, viene fermato dalla provvidenziale chiusura di un difensore ospite che anticipa anche il proprio portiere e salva il risultato. Pochi minuti dopo è Di Santo a fermare la penetrazione per vie centrali di Orunesu, grazie alla tempestiva e temeraria uscita dai pali che si rivela decisiva. Al 26esimo il Real divora una nuova palla gol con il diagonale di Enzo Sabatini che spedisce al lato dalla media distanza. Il monologo prosegue al 34esimo con la pennellata al centro di mister Praino, che trova la testa dell'avanzato Fugulietti disturbato provvidenzialmente da un avversario al momento dello stacco. Tre minuti dopo Enzo Sabatini chiude lo scambio con Orunesu e si invola centralmente verso la porta di Di Santo, che si erge ancora protagonista con una nuova e tempestiva uscita dai pali. Il festival delle occasioni mancate si arricchisce di un nuovo episodio al minuto 39, quando è Sasa Praino a provare la fiondata, ma anche stavolta Di Santo si salva con un intervento stilisticamente opinabile ma decisamente efficace. Gli ospiti si riaffacciano in avanti nel finale di frazione con una gran sventola di Barisano che si alza insidiosamente sopra la trasversale. Prima del tè caldo i locali si rivedono con D'Ascenzo, che sciupa una buona opportunità calciando al lato oltre il palo opposto. Si va dunque al riposo sul nulla di fatto, risultato che sta decisamente stretto all'11 di casa, che torna in campo producendosi nel primo tentativo di rilievo con un piazzato dello specialista Praino che scalda i guantoni al reattivo Di Santo, sicuramente il migliore per i suoi. E come spesso accade nel calcio, se non si riesce a concretizzare si è puniti dall'avversario più cinico, che nel caso specifico veste i panni del Mario Turdò, a segno al 17esimo con Luca Barisano, lesto a scattare in velocità e ad involarsi indisturbato verso la porta di Di Virgilio, che non riesce ad evitare la capitolazione. La truppa di Praino si riorganizza immediatamente, consapevoli di avere le capacità di reagire al risultato avverso, che viene puntualmente rimesso in carreggiata al minuto 23, grazie al solito Praino, che stavolta ha maggior fortuna su palla inattiva e non lascia scampo al pur bravo Di Santo. Il Real non si ferma e vuole i tre punti a tutti i costi. Dopo l'ennesima occasione sciupata, stavolta con Delloso che calcia clamorosamente al lato vanificando il gran lavoro di Orunesu, il Real San Giacomo acciuffa il più che meritato vantaggio con D'Ascenzo, che dal limite arpiona una corta respinta della difesa ospite e dopo una corta ribattuta di Di Santo ribadisce in rete per la segnatura che a conti fatti sarà quella decisiva per centrare il bottino pieno. Prima del triplice fischio vi saranno comunque altre emozioni. Intanto si fa rivedere in avanti Mario Turdò che spara le ultime cartucce con la girata di Barisano che si rivela prevedibile per dare noie a Di Virgilio. Il Real prova a rimpinguare il punteggio con un nuovo piazzato di Praino che stavolta si impenna sopra la trasversale e nei minuti di recupero con il neo entrato Piserchia che sull'invito al centro di Enzo Sabatini viene anticipato dalla provvidenziale chiusura di Gino Turdò. Aleandro Giacomucci, il presidente del Real San Giacomo, dopo il gol preso in contropiede, cosa ti è passato per la testa in quel momento? Ma se devo essere sincero, volevo andare quasi a casa, a dire la verità, perché comunque abbiamo avuto parecchie occasioni da gol, abbiamo sciupato parecchio fino a quel momento, e quindi perdere in quel modo mi sarebbe proprio dispiaciuto. Però alla fine, meno male che siamo riusciti a venirne fuori. Sì, come mai, presidente? Parecchie occasioni da gol, ma proprio parecchie occasioni da gol, proprio nell'ultimo istante, forse un po' di lucidità è mancata oggi. Sì, sicuramente, come ci capita spesso, forse abbiamo preso la partita sotto gamba e quindi non lo so, perché sono occasioni che non possono essere sciupate, soprattutto i nostri ragazzi lì davanti sono anche bravi, quindi non, forse sicuramente la testa, poca lucidità. Poi meno male che il mister, abbiamo quest'arma che comunque ci ha risolto, forse nel momento giusto è riuscito a segnare, quindi da lì la svolta che poi abbiamo vinto. Comunque presidente, dalle parole che ricordo della prima giornata in cui non eri stato molto soddisfatto
dei giocatori. Però da allora in avanti avete collezionato altre 4 partite con 4 vittorie, quindi qualcosa è cambiato. Sì. Anche la prima giornata dissi che era l'atteggiamento sbagliato, quello che all'inizio c'è stato anche oggi. Però comunque adesso iniziamo a credere anche nei nostri mezzi, nella forza della nostra squadra. Mo, non ancora le incontriamo tutte, però diciamo che cambiando di vertice noi saremo tra le protagoniste, credo. Comunque la prima giornata avete incontrato la prima in classifica. Sì, no, infatti il Carpineto, dopo la prima giornata non pensavo stesse prima, invece ha dimostrato che comunque meritava anche quella vittoria. Anche se oggi ho saputo che ha perso col Portapalazzo, quindi anche il Portapalazzo sta andando molto bene. Giovanni Di Trivi, il presidente del Mario Turdò, dopo l'illusione del gol, tra l'altro anche bello sul contropiede, purtroppo avete subito la reazione del Real San Giacomo. Sì, abbiamo subito questa reazione, però non è che una reazione, loro hanno giocato bene, però pure noi non è che abbiamo demeritato la partita, anche perché abbiamo chiuso un buon primo tempo, abbiamo iniziato bene, al primo minuto già c'era l'illusione del gol su un paio di tiri di Barisano, dopodiché loro sì, pure loro hanno spinto un po', però niente di preoccupante. Per quanto riguarda l'inizio del secondo tempo, lo stesso, le due squadre diciamo che stavano lì come risultato e come giocate. Giustamente loro giocano dentro casa, noi fuori casa, però diciamo che abbiamo tenuto abbastanza bene. Ricriminiamo per parecchi infortuni che abbiamo in squadra, però sempre 11 giocatori vanno dentro in campo a giocare e niente, abbiamo avuto l'illusione molto bene dopo il primo gol, sì, 1-0 per noi, gol meritato, anzi meritatissimo, per questo faccio pure i plausi a Barisano che ha saputo sfruttare un'ottima occasione e poi giustamente sull'1-0 la squadra locale si è fatta sotto e ci ha messo in difficoltà, però non più di tanto. Ha trovato quel gol su punizione, bravo al loro mister calciatore che, a cui non possiamo dire niente. E poi per quanto riguarda il secondo gol che hanno fatto loro, là c'è stata una mischia, malinteso tra portiere e difensore, e loro là ci hanno punito e la partita è rimasta così 2-1. Comunque abbiamo avuto pure qualche altra occasione dopo il 2-1, quella traversa, però il risultato parla chiaro, 2-1 per loro, però noi usciamo lo stesso a testa alta perché vista la squadra com'è, l'organico e per, diciamo, per quanto riguarda gli infortuni, ripeto, gli infortuni ci vede costretto a mettere qualche giocatore che normalmente fa il tredicesimo, il quattordicesimo, però pure loro fanno il loro dovere.